Sì, però loro non stanno parlando e non si sente. Non ci sentono, no? Allora, Giuseppe e Francesco, dovete disattivare dovete attivare il microfono, vedo che l'hai fatto. E qui c'è Va qualche. bene, allora provo a parlare. Va bene? Adesso ci sentite? Sì. Bene. Ecco, vedo anche i pennati, ben arrivati. No, non so, forse allora non si è sentito niente. Volevo notare quell'invece con cui incomincia il Vangelo di oggi. Invece Maria stava fuori dal sepolcro e piangeva. Invece rispetto agli altri due discepoli che invece se n'erano tornati a casa. Questo vuol dire che si mette in evidenza Scusa questo. Francesco, non sappiamo di che cosa stiamo parlando, forse. Dunque, non stiamo parlando del Vangelo di Giovanni di oggi? Giovanni 20, Sì, versetto 11. sì, non lo leggiamo neanche, no? Benissimo, allora, dai. Chi lo legge? Lo leggi tu, hai tu la parola. Bene. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbunì, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Maddala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Allora, devi spegnere questo telefono. Avevo notato questo invece con cui inizia il testo e che mette in evidenza il diverso atteggiamento di Maria rispetto a Pietro e al discepolo amato. I due, dopo questa esperienza singolare, al sepolcro tornano a casa, tornano verso di sé, dice più letteralmente il testo. Invece Maria rimane lì fuori. E l'esempio è la testimonianza di una persona che non si dà pace finché non ha raggiunto quello che desidera, nel profondo del suo cuore raggiungere. Aggiungere qualcosa, Giovanni. Si aspetta. Giovanni preferisce ascoltare per ora. A me veniva da attaccarmi a quello che ha detto Francesco. Io questa attesa di Maria la vedevo come mi è venuto in mente la pazienza dell'attesa. E Maria, oltre a questa pazienza, quindi rimane lì all'esterno, e però
ha pazienza dell'attesa con la speranza, quindi si china a vedere cosa c'è nel sepolcro. E quindi l'attesa però con la speranza di trovare il Signore. E Maria è ancora forse nella notte, ecco, nelle tenebre, insomma, non piange perché ancora Gesù è morto, ecco, quindi, però appena sente Gesù che la chiama, Maria, lei risponde subito, Rabbuni, maestro. Quindi è venuto in mente Maria di Gesù quando l'angelo la chiama, e un po' l'eccomi di Maria, ecco, quindi mi sembra. Quindi mi viene in mente un po' anche a me, insomma, nel momento di pianto, nel momento di buio, nel momento di tenebre, quante volte effettivamente ho trovato. Difficile anche spiegarlo, cioè vengono date delle spiegazioni, ma non sono poi quelle più reali e più profonde, e quindi questo pianto mi affascina, perché in ogni caso è per dire che quello che è accaduto, sta accadendo, è molto molto più grande di noi, è molto al di là delle nostre possibilità di comprensione. E quindi è veramente l'accompagnamento prezioso a questa vicenda di Gesù in mezzo a noi. È bello che possiamo reagire in ogni caso piangendo. Qualcuno magari addirittura di gioia, è vero? E in ogni caso è interessante perché dice che in ogni caso è stato portato via. È stato portato via. La sete che abbiamo di lui è più forte di tutti i segni che ci potessero confermare la sua presenza, la sua potenza. È bello perché non abbiamo bisogno di un miracolo, abbiamo semplicemente bisogno del grande miracolo, della sua presenza accanto a noi e della sua presenza questa sera qui con noi. Io avevo visto il versetto 17 quando dice Gesù le disse non mi trattenere, che significa maestro, cioè Maria che Gesù le disse non mi trattenere, perché Gesù gli vuol bene. Firma.
Io ho il microfono acceso, non me l'hai fatto accendere. E che vengono questa sera un po'. Non si può fare un po' di così. C'era un'altra. Perché la telecamera è l'ultima. Sì. Ma io invece mi sono soffermata su, questa volta più su questi aggettivi possessivi, e al versetto 13 Maria dice alla domanda perché piangi, donna perché piangi, hanno portato via il mio Signore. Poi lo vediamo che torna questo discorso dell'aggettivo possessivo in bocca a Gesù quando dice non mi trattenere perché non sono salito al Padre ma vado ai miei fratelli. E poi dice salgo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ah, beh. Mi sembrava bella la progressione perché mentre Maria Maddalena era alla ricerca di un Signore che è suo e che è giustamente suo perché questo segno dell'appartenenza di una relazione speciale che la Maddalena sicuramente ha verso il Signore che le ha dato una vita completamente nuova. È una relazione sicuramente specialissima e lei lo riconosce come suo Signore, e però Gesù le fa fare un salto avanti perché dopo averle chiesto di non trattenerlo gli chiede di liberarsi un po', forse di andare oltre questa sua relazione forse sponsale, comunque molto intima e molto speciale, e la manda da quelli che chiama miei fratelli. E poi fa questo bellissimo passaggio perché dice il Padre mio e Padre vostro, allarga l'orizzonte di Maria, e le dona il Padre e le dona questo Dio che è Dio mio e Dio vostro, che è il Dio di Gesù, che è un Dio completamente diverso forse da quello che le aveva conosciuto. E mi sembra molto bello per noi, perché poi mi è tornato in mente quando nel Vangelo si dice che Gesù prende le distanze da questa rivendicazione della madre e dei fratelli che lo cercano, e dice che sua madre, i suoi fratelli sono coloro che fanno la volontà di Dio. E quando qua al versetto 17 Gesù dice vada ai miei fratelli, evidentemente riconosce a loro anche questa cosa bella, questo dono, che sono veramente coloro che ascoltano la sua parola e la mettono in pratica. Per me è stupendo anche quella terribile terza persona plurale,
hanno portato via il mio Signore. Ma chi sono? Non è interessante, evidentemente, l'identificazione di questo eventuale colpevole, colpevolissimo. La cosa drammatica è che l'hanno portato via e che per giunta adesso non si sa dove l'hanno messo. E quindi è un modo angosciatissimo per dire la propria situazione esterna, ma anche interiore. E non interessa molto l'individuazione del colpevole, perché quello che è drammaticamente evidente è l'assenza di lui. Perché in un certo senso, se poi lo stiamo cercando, ma siamo anche vicini a trovarlo, c'è una passione che afferra la vita. E invece qui c'è proprio un senso di desolazione. Di affanno di lei nel cercarlo. Vada già a venire a dire dammelo se ce l'hai tu. Certo, però pacifica. Segnalo che diversi di voi hanno il microfono attivato e magari non se ne accorgono, per cui parlando nelle proprie case si sente in tutta la chat. Suggerirei di disattivare il microfono e di attivarlo soltanto quando volete intervenire. Il microfono si attiva in basso a sinistra. Ma anch'io sono stata molto presa da questo pianto di Maria, un pianto che non si consola perché lei non trova neanche questo corpo su cui piangere. E invece mi ha colpito poi moltissimo il fatto che cessi questo pianto quando lei si sente chiamare per nome e riconosce la voce del suo Signore. E in quel momento lì, secondo me, che lei si rende conto che, come dire, quella relazione che sembrava spezzata dalla morte, invece in qualche modo continua, perché la presenza di lui c'è, se lei se ne accorge. Non è quello solito, non lo può toccare, lui glielo dice, però probabilmente può continuare lo stesso un rapporto fecondo, perché lui poi la manda ad annunciare e questo penso che lei percepisce, una fecondità che può continuare, quindi una presenza viva, anche se diversa, misteriosa da scoprire, che però le dà pienezza, secondo me, consola proprio tutto il suo pianto. Continuo un attimo io, già che la signora ha parlato, perché mi colpisce molto, come altre volte nei Vangeli, qua, questo equivoco che nasce quando lo vede Gesù lo interpella la prima volta, prima di chiamarla per nome, donna, perché piangi, chi cerchi? E cade in questo equivoco, dice, penso che sia custode, e sono impressionanti quelle parole che dice, Signore, l'hai portato via tu? Dimmi dove hai posto e io andrò a prenderlo. Cioè, quindi con una fermezza, anche lì ha smesso di piangere già così, quindi con grande fermezza andrò a prendere un cadavere, cioè troppo, per lei, io temo che sia così, cioè, andrò a prenderlo nel senso che lo prende, mentre dopo Gesù dice non mi trattenere perché è vivo e si è fatto riconoscere, ma prima lei è ancora convinta di andare a prendere, dimmi dove l'hai posto e andrò a prenderlo, a prendere un morto. Sì,
come piace che questa ricerca l'uno dell'altro appaia molto, molto viva, cioè non è lei sola che cerca, evidentemente anche il Signore la cerca e la chiama. Allora ecco sì che si può parlare di rapporto nuziale, nel senso proprio che è da tutte e due che viene la ricerca dell'incontro, insomma. Non è qualcosa di unilaterale, un pianto solo suo, sterile, insomma. E forse dipende anche dalla suggestione del momento che tutti in qualche modo, chi più chi meno, stiamo vivendo. Però più delle altre volte si risuona in me il messaggio di superamento della morte, di vittoria in qualche modo sulla morte, quindi di un'altra visione, di un'altra speranza, perché davanti a quella che possiamo chiamare appunto disperazione umana, e quindi tra l'altro c'è anche, come qualcuno ha già detto, il fatto di piangere qualcuno che non trovi, che non vedi, che non hai, e quindi che ha molte analogie purtroppo con quello che stanno vivendo molte persone. C'è comunque appunto anche una ricerca, un richiamo, un prendere in qualche modo, diciamo quasi per mano, insomma, è Gesù che pur in qualche modo durante un suo cammino verso il Padre si ferma e dà una strada nuova, una visione nuova attraverso Maria, in realtà a tutti gli uomini, insomma. Maria poi diventa la portavoce verso tutti gli altri fratelli. Quindi credo che anche per noi, questo me lo sento molto, appunto forse dipende anche un attimo da quello che stiamo vivendo, ecco, però me lo sento quanto mai forte, mai presente, vivo, insomma, è proprio per noi, ecco. Stamattina, a proposito di questo non mi toccare, non mi trattenere, mi sembrava che fosse un appello a riconoscere la libertà di ogni persona e a rispettare il cammino di ogni persona. E quindi l'invito a lasciare liberi, anzi ad aiutare le persone a fare la loro strada verso Dio, verso il loro bene, la loro pace, senza volerle trattenere per un nostro interesse personale.
Passo. Francesco? Giuseppe, posso? Certo, sì, sì, ti ascoltiamo. Sono ancora al versetto 1 e mi sono stupita, visto che siamo tutti dentro nelle nostre case e che Maria invece è fuori, è all'esterno. E mi sembra che sia come un qualcosa che assomiglia al richiamo che spesso il Papa Francesco ci fa, che bisogna uscire, e anche Gesù è fuori. E quindi che forse l'uscire, l'andare anche oltre i confini della nostra comunità, della nostra condivisione, perché il Signore si fa trovare anche fuori, anche nel cuore delle persone che non sanno chi è, e che però ci danno grande, secondo me, testimonianza e grande aiuto. E così mi sembra di dover dire che in questo momento siamo tutti dentro a casa nostra e nello stesso tempo, chissà come mai, tecnologicamente siamo insieme. Più forte, questa preoccupazione per la perdita del corpo di Gesù, per non trovarlo, questo bisogno di cercarlo, queste lacrime, questo pianto, è una cosa molto bella e molto commovente. Però bisognerebbe che ci ricordassimo sempre che qui sta per rivelarsi un grandissimo mistero, una cosa veramente straordinaria, cioè il fatto che Gesù è risorto. E quindi il motivo per cui non lo trova, per cui non lo vede, è perché lui è risorto. Ed è questo il mistero che sta per essere rivelato al mondo e a tutti noi. Ma io vorrei tornare un attimo sul pianto che anche a me aveva molto colpito. E a me sembra potentissimo questo pianto. Mi veniva da paragonarlo, da affiancarlo al pianto di Maria di Betania davanti alla tomba di suo fratello. E,
mi sembra che appunto da questo pianto vengano fuori per lei e per noi i primi segni della resurrezione del Signore. E ritrovavo anche molto viva la beatitudine dei beati gli afflitti, e così mi sembrava di una potenza incredibile. E penso a quante volte dico ai miei figli di non piangere, e insomma in realtà mi sembra che abbia un grande potere il pianto nei confronti del Signore. Salutiamo Daniele Binda, parrocchiano di San Lazzaro di Savena, che ha reso possibile il nostro incontro di stasera, anche oltre i tradizionali 40 minuti. Se ci sono ancora interventi, possiamo farli liberamente. Chi ha smesso di parlare si può ammutolire in modo che gli altri possano prendere la parola. Ma a me personalmente la cosa che mi ha colpito di più è questa cosa di Maria che vede Gesù di fatto, e lo vede e pensa che sia il custode del giardino. E quasi come se Gesù rappresentasse un po' tutta l'umanità o una persona chiunque. Di fatto poi lei lo riconosce quando lui di fatto si manifesta. È un'immagine che mi piace molto. Una frase che, pensando che fosse il custode del giardino, mi fa sorridere, però poi mi dà l'immagine che vi ho detto adesso. Sì, anch'io ho pensato alla stessa cosa, e quindi al fatto che appunto di stare molto attenti ai custodi dei giardini, che sia appunto lui, Gesù, e quindi il fatto che appunto ogni persona in realtà nasconde, potrebbe nascondere la presenza di Gesù. Quindi niente, questo mi sembra così interessante da considerare. Mentre continuiamo a pensare, vi segnalo che l'ultima persona che ha parlato, Andrea Resca, oggi ha compiuto gli anni. Cosa si dice in questi casi? Dopo, alla fine, gli facciamo gli auguri insieme. Grazie.
Una cosa, ritornando un po' a quella segnalazione della differenza fra Maddalena e gli altri discepoli che sono tornati a casa, secondo me la Maddalena aveva sperimentato troppe volte, troppe, tra virgolette, la liberazione che il Signore le ha procurato, la salvezza dall'infinità di negatività che aveva dentro. E quindi è un bisogno assoluto, assoluto. E concentrato, come è stato già notato, sul suo corpo come strumento di salvezza e di liberazione. E poi, cosa che non compare nel testo italiano, l'Evangelista usa spesso il presente nel testo di oggi, e mi piaceva a questo proposito pensare che l'ultima frase, Maria va dai suoi discepoli e annuncia loro, sia rivolta anche a noi oggi, quindi anche lei per noi è l'apostola, non possiamo dire degli apostoli, ma di noi poveri discepoli. In questi anni ci siamo un po' abituati a riconoscere l'amore sponsale di Dio verso la Chiesa, l'amore di Dio che cerca la sposa che si è persa nel deserto e la va a cercare. E anche qui mi sembra di riconoscere come Maria Maddalena, come nel cantico, quando la sposa cerca lo sposo, piange, vaga per la città di notte. E qui mi sembra che Maddalena cerchi il suo sposo, quindi ci sia una ricerca di un amore come finale tra Dio e l'uomo. E poi l'altra cosa che mi colpisce molto è questo fatto del nome e lei riconosce Gesù quando sente il suo nome. E quindi però mi colpisce anche che Gesù, che a quel punto Maria si gira e dice a sua volta il nome, Maestro. Quindi c'è questo riconoscimento doppio insieme alla parola, insieme al nome. Lei dice il nome, lui dice il nome di Maria e lei risponde ugualmente dicendo Maestro. E questo riconoscimento è quasi un segno d'amore, un segno di creazione, un segno di unione forte tra Dio e l'uomo, insomma, mi pare. Come quando nella creazione Dio dà il nome ad ogni cosa. Mi sembra quasi appunto un segno finale, un segno di amore e di creazione dell'uomo. Ecco, adesso volevo chiedervi se a Bologna sentite tutto il rumore di anticamera che avvertiamo noi qui in campagna. Perché c'è un sacco di gente che è arrivata in paradiso. Tra l'altro sono messi un po' in maniera strana, perché in gran parte sono stati presi tutti di sorpresa. Si sono spaventati, hanno avuto meno tempo per piangere, perché si devono lasciare le persone e i luoghi preziosi, viene da piangere. È stata cosa rapidissima
e sono adesso in una condizione che noi conosciamo dalle scritture, come sperimentalmente la conosciamo meno. Siamo liberi di pensare alla libera conversazione di questa sera in paradiso e di come possano mettersi d'accordo subito per portare subito molta consolazione ai molti che, essendo rimasti a campare ancora su questa terra per qualche giorno, sono però presi dal dolore delle separazioni, dall'angoscia, dal pianto. Loro che sono bravissimi sicuramente a consolare, questa sera faranno scendere e piovere molta, molta gioia su questa terra. A me su questo mi aveva colpito, perché quando Vince prima ha detto che gli era piaciuto il nome Trattenere, sono io. E allora mi sembra che il nome Trattenere sia una digressione che Gesù fa sull'ordine delle cose, sul fatto che lui dovesse andare prima da suo padre, e invece insomma si è fermato nonostante il fatto che dovesse andare, insomma, e questo per il bene a Maria e per la consolazione al suo pianto, e per cui in questo ci ho visto molto, insomma, l'amore sconfinato di Gesù che si ferma per la nostra consolazione, anche se ha delle cose così grandi da fare come il fatto di salire al Padre. Giuseppe, non ti sentiamo. Adesso mi sentite? No. Mi sentite adesso? No. Prova, sentite? Ma cracchiante. Se non metti quello del... No. Adesso sì. Adesso sentite? Sì, si sente. Mi dite a che punto eravate? Ricomincio. Non so se ti...
Non abbiamo sentito niente, Giuseppe. Ho capito. Allora dicevo che nel Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato ieri, Maria Maddalena e un'altra Maria hanno toccato i piedi di Gesù risorto e lo hanno adorato. Questo contatto con il corpo risuscitato di Gesù è meno chiaro nel racconto di oggi. Al versetto 17 Gesù le dice, di solito leggiamo, non mi trattenere o non mi toccare. In latino è quell'espressione che avremo sentito tante volte, noli me tangere. Potrebbe anche essere tradotta, forse più precisamente, è un'ipotesi, smetti di toccarmi, nel senso che in quel momento Maria Maddalena era già a contatto con il corpo di Gesù. Ma sottolineo questo aspetto semplicemente per constatare che dopo, nell'annuncio che Maria Maddalena dà ai discepoli, quello descritto al versetto 18, non c'è traccia del contatto con il corpo e lei semplicemente, oltre a riferire quello che Gesù le ha detto, dice: ho visto il Signore. Quello che lei ricava da quella esperienza di manifestazione del risorto è un contatto oculare. Ho visto il Signore. Non descrive altro, non aggiunge altri discorsi, altri termini. È come una rivelazione che riguarda il suo sguardo ed è il fondamento della prima predicazione cristiana, perché la predicazione del Vangelo è basata proprio sui testimoni oculari, su quelli che veramente hanno visto con i loro occhi di carne. In questo caso una donna che ha visto davvero Gesù risorto. Bene, sono ormai le 19. Se non ci sono altri interventi, Giovanni vuole concludere con una preghiera, una benedizione. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Che bella conclusione della giornata. Grazie, grazie. Bene, grazie a tutti. Ci rivediamo, a Dio piacendo, domani sera alle ore 18. Riceverete come oggi sia su WhatsApp sia sull'email di Google
group della Dozza i codici per connettervi con la stessa applicazione. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie. Auguri Andrea. Auguri Andrea. Auguri Andrea. Auguri. Auguri. Ciao, grazie. Auguri. Tanti auguri, Andrea, tanti auguri a te. Fantastico. Grazie, grazie.